parte il progetto della Polisportiva United, che questa sera si presenta alla cittadinanza, alle istituzioni, con una nuova pianificazione sinergica che ha portato al coinvolgimento di tre società che operano nel settore del calcio giovanile: Real, Virtus e Vissangri, confluite in un unico contenitore per rilanciare lo sport cittadino. Abbiamo aderito a questa nuova associazione che con grandi progetti, e cerchiamo di fare delle cose serie fatte per bene in un certo modo. La fotografia che è sul territorio angrese si può costruire, si può lavorare insieme? Sicuramente, grazie anche al sindaco Mauri che mette a disposizione delle strutture per far sì che i nostri ragazzi possano veramente avere, oltre al fatto della scuola calcio, un'aggregazione sociale che gli permette di inserire poi in un mondo del calcio fatto anche di amicizie, di situazioni sociali, di calcio vero e proprio. Aggregazione attraverso lo sport, attraverso il calcio nello specifico, quali sono i primi obiettivi per il primo anno di attività? Gli obiettivi sono quelli di, ovviamente, di selezionare un gruppo di ragazzi che possono affrontare sicuramente dei campionati, e poi avere la possibilità per quelli meno pronti di portarli allo stesso livello e far sì che tutti possano partecipare a questi campionati. Enzo Crisculo, direttore tecnico della nuova Polisportiva United, si parte con quali ambizioni? Sì, finalmente abbiamo concluso questo accordo che dura da diversi mesi con le altre società per fare un progetto più allargato per la città di Angri. Ecco, gli obiettivi a breve termine: la possibilità di dare a tutti i bambini l'opportunità di giocare a calcio. Sì, infatti giocheranno tutti quanti con la nostra Polisportiva United, dove tutti quanti possono mettersi in gioco per giocare questo gioco bellissimo che è il calcio. Antonino Strino della Virtus Angri, questa sera si festeggia l'unione di tre società che danno vita al progetto United. È una cosa voluta da tutti noi, abbiamo avuto creato un interesse comune che ci ha portato, diciamo, a questa fusione, e da parte nostra c'è tutta la responsabilità di quello che abbiamo fatto fino adesso, e vogliamo creare, diciamo, un presupposto ad Angri che ci porti ad emergere sotto il profilo calcistico e anche della integrazione sociale e della unione tra vari gruppi, insomma, i ragazzi. Avvicinare quanti più ragazzi possibili alla pratica sportiva, non solo il calcio. Certo, noi lavoriamo già da anni nel sociale e questa condizione per noi è stata primaria. In pratica avvicinare i ragazzi che oggi hanno una distrazione non solo dai mass media, tra telefonini, computer e quanto altro, un po' i muscoli si sono atrofizzati, quindi a questo punto dobbiamo farli scendere in campo e cercare di farli muovere quanto più possibile. Giacomo Sorrentino, assessore allo sport, stasera per dare vita, per consacrare un progetto partito da lontano che riunisce tre associazioni del territorio. Finalmente si va nella direzione che abbiamo sempre auspicato, che è quella di unire invece che dividere, e queste tre associazioni hanno dimostrato che anche con sacrifici personali e dei propri iscritti sono riusciti a mettersi insieme ed a creare un'associazione che sicuramente avrà del lustro e darà del lustro a questa città. Noi siamo contenti, io devo ringraziare gli organizzatori, devo ringraziare singolarmente tutti i presidenti delle varie associazioni, perché sono riusciti per la prima volta ad Angri a mettere insieme tre realtà diverse che poi del resto hanno tutto lo stesso scopo, quello di far divertire i bambini, di far crescere i nostri bambini e di insegnargli tante cose belle, non soltanto lo sport, l'amore per lo sport, ma anche quello che può essere il loro percorso di vita. Un progetto che tende a simulare anche le attività dell'amministrazione, che nel settore dello sport e dell'impiantistica sportiva potrà comunque dare una mano a questa associazione. Sicuramente noi abbiamo immediatamente messo a disposizione per questi giorni il campo Novi, però a breve sarà pronta anche la palestra di via Adriana, per cui un posto al coperto dove i bambini potranno giocare, ma non solo quelli del calcio, quelli anche degli altri sport che un poco tutti chiamano minori, che però ad Angri sono diventati anche di prima importanza, e pensa al basket, alla pallavolo e a tantissimi altri
altre discipline sportive che ad Angri si praticano in gran numero, per cui le palestre sono tutte a disposizione delle associazioni. Ripeto, tra breve sarà pronta quest'altra palestra, tra qualche giorno inaugureremo anche il nuovo palazzetto del tennis, per cui Angri oggi ha una offerta dal punto di vista delle strutture sportive che non fa invidia a tutti i paesi limitrofi. Delle società, delle associazioni sportive che fino ad oggi hanno camminato in maniera separata, l'obiettivo era addirittura unire tutte le scuole calcio di Angri, non ci siamo riusciti per ora, speriamo insomma che questo possa accadere in futuro. Le porte della United sono aperte anche alle altre associazioni che hanno deciso in questo momento di rimanere un attimo all'Atre. Ringrazio molto l'amministrazione perché fino a questo punto ci è stata molto vicina. Per un progetto del genere saranno fondamentali le strutture, perché noi ce la metteremo tutta, però sappiamo bene che per fare sport è necessario che ci siano delle strutture importanti. Speriamo che in termini di palestre, di campi, di campetti, insomma, i prossimi 18-24 mesi siano di svolta reale per Angri e per tutti i bambini e ragazzi di Angri. Passo la parola al sindaco, che ci dovrà essere necessariamente a fianco in questo percorso, e sappiamo che così sarà. Grazie. Io credo che oggi si realizza e si materializza un sogno. Perché si materializza un sogno? Perché per la prima volta ad Angri le rivalità, gli egoismi, i personalismi vengono superate per un progetto d'insieme che coinvolge la maggior parte dei bambini di Angri nella fascia di età. Porterò in consiglio comunale l'affidamento del campetto di via Cristoforo Colombo alla vostra associazione. E il 21 giugno ci consegneranno la palestra del primo circolo didattico. Oggi, siccome state insieme e rappresentate l'intera comunità, l'amministrazione sarà a fianco a voi per fare in modo che questi bambini possano crescere in un clima ideale per fare sport. E quindi l'amministrazione è impegnata a starvi vicini, perché avete superato quello che atavicamente non si riusciva a superare: gli egoismi e i personalismi. Per crescere e sognare bisogna ragionare tutti insieme. Giustamente è un impegno importante che ha preso l'amministrazione comunale. Noi ne approfittiamo come United per donare un gesto simbolico, una targa all'amministrazione comunale. La frase è: la vostra attenzione nei nostri riguardi è risultata per noi particolarmente gradita, un grazie sentito. Quindi grazie all'amministrazione comunale, grazie al sindaco Mauri. Antonello, febbraio parte il progetto della Polisportiva United, che mette insieme tre associazioni del territorio. Felici, molto felici di questo primo risultato. Non ci speravamo, siamo consapevoli delle difficoltà a cui andiamo incontro, però siamo anche molto confidenti nelle nostre capacità e nel nostro progetto. Gli obiettivi di questa nuova polisportiva? Gli obiettivi sono sempre gli stessi, cioè lavorare sui piccoli dai 5 ai 15 anni, dare loro prima di tutto un'opportunità di socialità e poi, diciamo, non ultima, insomma, sempre la speranza che fra qualcuno di loro possa effettivamente nascere un piccolo campione. Malumba, portiere del Genoa, per battezzare la nascita di questo nuovo progetto della Polisportiva United. Sì, sono contento perché è sempre un piacere essere qui in una scuola calcio dove c'ha tanti progetti e tante ambizioni, quindi sono felice adesso di stare qui in mezzo ai bambini e di star con loro e divertirmi con loro. A tanti bambini luccicavano gli occhi quando ti hanno sentito parlare, ecco il segreto per arrivare ai massimi livelli. Sì, anche io quando ero bambino avevo tanti sogni, quindi ne ho ancora adesso, quindi è sempre un piacere vedere un giocatore, anch'io lo facevo quando ero piccolo, quindi sono contento di dare emozioni a loro come le volevo io quando ero bambino. La ricetta per arrivare in Serie A: impegno, sacrificio? Sì, diciamo, io da quando ero piccolo pensavo sempre a divertirmi, venire al campo, divertirmi e seguire tutti i consigli che mi davano i mister e le altre persone. Poi se si diventa giocatori si vede dopo, e dopo un po' diventa un lavoro, quindi l'importante è divertirsi da piccoli.